Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei tanti misteri di epoca remota. Devo parlare delle cosiddette lampade di Dendera. Dendera è una città dell'antico Egitto che sono state trovate da molti ricercatori e archeologi un basso rilievo raffigurante delle persone che tenevano in mano un qualcosa, quello che secondo i complottisti somigliavano delle lampade a raggi X di Crocker, e che invece altri studiosi, proprio degli studiosi seri di archeologia, sostengono che quelle non sono lampade di Dendera, ma sono semplicemente fiori di loto che fuoriesce un serpente dal bocciolo. Questo serpente rappresentava quello che per gli antichi egizi era il dio della luce, ma non la luce elettrica come pensano i complottisti. La luce primordiale che questo dio serpente, amico di Thoth e di Horus, emanava, e che questo bocciolo era stato allungato semplicemente per ri far rimanere dentro questa raffigurazione in bassorilievo di un serpente. Allora, per tempio tolemaico, perché questo è un tempio tolemaico, si intende dire che credono a quella teoria della Terra al centro dell'universo, dei pianeti, del Sole e la Luna che gli girano attorno. Che poi un certo Galileo Galilei scoprì che in realtà era errato, in realtà era il Sole al centro del sistema solare e gli altri pianeti che gli girano attorno. Adesso si sa che scusate la tosse che il Sole non è al centro dell'universo, ma fa parte solo del sistema solare, perché l'universo è molto più immenso di quello che hanno creduto gli antichi e di quando ancora crediamo. Questo è quello che si sa sulla lampada, tra virgolette, di Dendera, che in realtà non rappresenta quello che dicono molti, ovvero delle lampade, ma semplicemente un serpente che sta per nascere all'interno di un fiore di loto. Bene, cari amici, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria e favola moderna. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.